Eccomi, ciao a tutti, buongiorno, buon lunedì, ho i capelli da pazza come al solito. Veniamo invece a quello che volevo farvi vedere oggi. Mi avete chiesto in tantissimi come un po' di tecnica di base, quindi come ciao Marisa, come fasciare, come ricoprire le torte in pasta di zucchero. Va bene, adesso vi giro, che cosa vi farò vedere oggi? Ovviamente non potremo lavorare su torta vera. Questo è ovvio. Vi farò vedere come io fascio una dummy. Sì. Come faccio invece per andare a fasciare una torta di forma quadrata. Allora, per la forma quadrata avete due opzioni. O vi fate una striscia e la attaccate e poi attaccate il pezzo di sopra, oppure ci prendiamo la misura così, che è questa. E come prima andiamo a misurare, andiamo a misurare se fate il nodo, se no no. Ok, così vediamo se ci siamo o se l'abbiamo sballata la dimensione. Vabbè, un pochino più abbondante, meglio abbondare che deficere, come si suol dire. Ci prendiamo la pasta di zucchero che come prima io vi avevo già steso ed esattamente come prima andiamo a misurare ancora un po', perché anche in questo caso ne manca un pezzettino, quindi ristendiamo, riprendiamo le nostre misure. Ricordiamo che questo qua è un pochino più abbondante, quindi se ci sta questo, assolutamente ci sta anche la torta. Prima con un po' di acqua andiamo ad inumidirla. Ok, vabbè, ora posso anche tirarla sopra. Quindi prendiamo la pasta e la andiamo ad adagiare al centro. Quindi sempre con un po' di maizena facciamo. Teniamola perché essendo piccolina, andiamo a lisciare la parte superiore ed esattamente come abbiamo fatto prima, andiamo a far aderire la pasta stando molto attenti agli angoli, perché questa è una pasta, è una dummy quadrata, quindi il rischio che qua si creino delle crepe è reale, ok? Molto più che con la base tonda. Quindi massaggiate gli angoli e fate aderire bene la pasta così. Anche in questo caso, far aderire bene la pasta subito sotto il bordo dovrà andare alla funzione di far sì che non vi si spezzi in fase di lavoro. Una volta che avete fatto questo, io personalmente come mi muovo? Il ragionamento più o meno è lo stesso, quindi partiamo da aspettate, come mi metto così. Partiamo da un lato e lavoriamo dritti. Vedete che mi si stanno creando queste due ali laterali. Vanno benissimo. Giriamo e facciamo la stessa cosa. Quindi, innanzitutto ammorbidiamo qua. Ecco, quando stendete la pasta, ovviamente io l'avevo stesa prima, è passata almeno un'ora, non lasciate che passi troppo tempo perché sennò la pasta vi perde di elasticità, va bene? E poi un pochino si crepa, quindi appena la stendete, mi raccomando, passatela, ok? Quindi, vedete cosa sto facendo? Vi faccio vedere, creando proprio una vera e propria ala, ok? Dopo, una volta che ho fatto questo, con il coltello, piuttosto state un pochino più abbondanti, andate a tagliare. Se la pasta è una pasta di buona qualità, quindi abbastanza elastica,
le due parti poi si riuscirete a lavorarle bene e si fonderanno insieme. Quindi andate a, magari tenendolo con questo, ok, andate a lisciare e andate a coprire la giuntura in questo modo. Vi aiutate come sempre con uno smoother, così, e aiuto, mi si è appiccicato, così, in questo modo, ok? Ok, quindi così, andiamo sugli angoli, mi raccomando, stringete bene, aiutatevi con lo smoother e fatela aderire più che potete, così, ok, da una parte e dall'altra, stringete bene e andate a tagliare. Magari vi potete aiutare con un pochino di acqua per farla aderire maggiormente, ok? E così. Ora io forse non ne ho messa abbastanza di acqua, quindi la pasta mi si stacca. E proseguite così per tutti, ovviamente per tutti i lati. Dopodiché, anche in questo caso, andrete a eliminare la pasta di zucchero in eccesso e, esattamente come abbiamo fatto prima, a farla aderire più che potete, ok, così e così. State attente, mi raccomando, agli angoli della torta, perché dovete riuscire a ammorbidire gli angoli, a non farli screpolare, senza, chiaramente, senza rischiare che si deformi la torta sottostante. Andiamo a tagliare, sì, sì, in questo lato va bene, così, ok, e facciamolo aderire, uno e due, uno e due, strisciamo, ok, eliminiamo questo eccesso che ci dà estremamente fastidio, quindi via e via. Continuiamo e l'abbiamo fasciata. Ovviamente, ripeto, ci vuole un po' di calma, l'ideale è stare e lavorare in piedi, non seduti alla scrivania, ok, e quant'altro. Quindi vabbè, adesso vi giro e ve le faccio vedere. Allora, eccoci. Quindi io spero che vi sia tornato utile. Era, mamma mia che testa, era una cosa che mi avevate chiesto da tanto tempo, non ero mai riuscita a organizzarmi per farvelo vedere. Quindi, cosa abbiamo visto oggi? Vi ho dato qualche indicazione generale sulla copertura di una torta in pasta di zucchero, vi ho fatto vedere come copro io una torta in pasta di zucchero, sia rotonda che, vabbè, questa qua non l'abbiamo finita, ma il senso è sempre lui, che quadrata, ok? In questo modo. Ragazzi, baci baci, buona giornata, ci vediamo domani. Ciao!